Ciao, buongiorno, buona domenica. Vediamo un po' chi è così mattiniero come me stamattina. Io intanto che voi arrivate mi finisco di preparare due cosine, ho messo troppe cose sul tavolo, non riuscirò sicuramente ad usare tutto, non ho ancora deciso cosa usare. Scusatemi. Però intanto sistemiamo un po' di cose. Allora, stamattina facciamo un lo. Faccio un lo con questa foto qui. Questa foto è stata fatta quando venivamo via da Phoenix. Stavamo per imbarcarci per tornare a casa per fare tappa a New York. Siamo io, Tommaso e Miranda. In bianco e nero. Mi sono ancora persa delle cose. Mi serve anche quella scatola con i prodotti di Tommy. Ok. Allora, ci ho messo più tempo a mettere insieme quello che mi serviva che non a fare, sì, quella lì, che non poi magari a fare il progetto stesso. Allora, dicevo, userò questa foto qua in bianco e nero e volevo usare come base questo grigio qua. Questo qui è lo Sugar Wafer della, sì, quello lì, basta, basta quello, della Bazzile, è un heavyweight, quindi è uno di quelli un pochino più spessi. Poi volevo usare questa cornice di moda scrappa per farmi una cornice da applicare sopra il lo per la foto. Adesso vediamo poi di tagliarla. Non l'ho visto video, non ho visto, però Erika mi ha istruito su come usarla, quindi dovrei riuscire. Dovrei riuscire. Allora, queste cornici qui sono una genialata. Noi le possiamo fare a mano queste cornici, ci va un po' di tempo, non tanto, però qui abbiamo il vantaggio che è sempre precisa e possiamo decidere la lunghezza semplicemente poi tagliando qui. Allora, in realtà a me servirà, adesso ne taglio una e vediamo com'è, servirà un 15 per un 10, magari lo faccio un pochino più grande perché vorrei sfalsarla rispetto alla foto stessa. Poi voglio usare uno di questi timbri qua bellissimi, nuovi della All Create. Non so se li avete visti, li ho pubblicati venerdì sera, sono meravigliosi, sono uno più bello dell'altro. Nei prossimi video li userò tanto perché mi sono piaciuti tantissimo. E poi volevo anche un timbro di fiori che potrebbe essere questo. E vorrei usare, cioè, mille cose, e vorrei usare anche questo spray qui, metallico, della Prima Marketing. Adesso lo agito bene e vi faccio vedere la resa. Avevo un pezzetto di grigio che avevo usato per provarlo quando l'ho aperto, che adesso chiaramente ho sommerso con 1200 altre cose, ma lo recuperiamo. E qua sotto la big. No, no, l'ho trovato, eccolo qua. Agitiamo bene perché questo qui è metallizzato, quindi comunque ha un finish molto brillante. Quando si asciuga vedrete come sbirluccica. Adesso vi sembrerà praticamente sangue, ma quella roba lì poi diventerà estremamente shiny. E io volevo usarlo per colorare un pochino i fiori, per fare qualche goccia qua e là. Adesso lo lascio che si asciuga, poi vediamo come gestirlo. Poi volevo mettere anche un paio di cornicette di queste, poi magari non le metto, però per ora vi faccio vedere. Questi qui sono gli stampi in silicone che sono arrivati dalla Russia. Non so se potremo ordinarne altri, perché ci hanno messo 2 mesi ad arrivare. Quindi, non lo so. Avevo ordinato ancora delle cose di Natale, fatevi conto voi quanto tempo fa ho fatto l'ordine. Praticamente subito dopo che è venuta Olga a fare il corso. Allora, si usa questa pasta modellabile che si asciuga all'aria, è una clay. Io adesso ho in casa solo quella di Agnieszka, ma arriverà poi anche l'altra che avevamo già. È una pasta tipo DAS, solo che si asciuga all'aria. Io adesso l'ho sporcata un po' perché avevo le mani sporche di inchiostro. Se ne prende un pezzettino, io adesso queste cornicette le faccio tutte. Si preme nello stampo e poi con le dita, aspettate che vi ingrandisco. Si preme con le dita per farle entrare all'interno dello stampo e poi con le dita lavoriamo i bordi perché siano belli lisci. Ci sono un paio di stampini, di cui uno dei fiocchi di neve molto molto sottili, su cui la lavorazione deve essere un po' diversa perché qui abbiamo un certo spessore proprio dello stampino, quindi in realtà io lo posso togliere immediatamente. La cosa interessante di questo tipo di lavorazione è che se poi io questo lo metto ad asciugare qui così, mi prende questa forma. Quindi lo posso mettere sulle bottigliette. Io lo voglio mettere sulle cornici. In realtà credo che taglierò un pezzetto, insomma adesso vediamo un po' come fare, però adesso finiamo di farle tutte e quattro.
Allora, io ho fatto questa, quindi pigiamo bene la pasta. Qui c'è anche un mio capello che non va bene. Scusate, ma perdo capelli, neanche fosse tempo di castagne. Ok, pigiamo bene. Allora, io non so se forse non funzionano i commenti. Provate a scrivermi qualcosa perché vedo che siete, ma non capisco se ci sono dei commenti. Qualcuno mi scrive qualcosa? Ok. Questo lo mettiamo qui. Bisogna prenderci un pochino la mano. Opla. Con l'indovinare la quantità di pasta necessaria. Però vi dico, quella in eccesso la si toglie tranquillamente via con le dita. Ok. Ok. Allora, se state commentando, io non leggo niente. Aspettate che provo a prendere l'iPad. Aspettate. Vediamo se è un problema dell'app. Mi metto l'iPad qua davanti, così magari lo pitturo e vediamo se nel video di là riesco a leggere. Sì, ci sono 49 commenti, io non ne ho visto neanche uno. Ok, allora togliamo l'audio, che se no mi faccio eco. Sì, ci sono 49 commenti, io non ne ho visto neanche uno. Ecco, sentite Ok, che allora sono. togliamo l'audio, se no mi faccio eco. Ah. Ok, muto. Ok, adesso vedo i commenti dal. Vedo i commenti dal. Vediamo un po'. No, dal telefono non li vedo, li leggo dall'iPad, quindi perdonatemi se magari non riesco a rispondere subito perché faccio proprio un po' fatica. Ah, già faccio fatica a leggerli dal telefono, figuriamoci se devo spostarmi sull'iPad. Comunque, recupererò con gli altri commenti, adesso vedo che ci siete. Continuiamo a mettere la nostra pasta qui. Perfetto, lisciamo un pochino. E poi non interessa che sia liscissima la superficie perché per come voglio usarle non ha veramente importanza. Allora, spostiamo questo un secondo. Questa pasta che si asciuga all'aria rimane morbida se la tenete all'interno di un sacchetto. Io ho ancora quella che mi ha lasciato Olga, figuratevi. Olga è venuta ai primi di dicembre, insomma è passato un po' di tempo. Togliamo questi residui qui. Ok, perfetto. E a questo punto inizio a tagliarmi. Intanto vi faccio vedere questo. Guardate, vedete questo spray quando si asciuga come rimane? C'è tutta la componente metallica, che è fantastica. È veramente bellissima. Adesso ho messo io un commento, chissà se poi da lì riprendiamo a vederli anche dal telefono. Guardate quanto pigmento metallico che c'è. E guardate che bella la resa. Allora, prendiamo taglierina. Allora, qui facciamo un attimo spazio con tutte le cose che ho. Allora, per prima cosa mi taglio la striscetta del mio foglio di basil. Uso la taglierina di impronte che, come non mi stancherò mai di dire, è forse la migliore che abbia avuto modo di provare in tutti questi anni che faccio craft. Ok. Non vedo più commenti neanche dall'iPad, se la cosa vi può consolare. Ok, allora questo, poi ci tagliamo delle strisce per tagliare la fustella di impronte. Scusate, di impronte di Moda Scrap, sto straparlando. Allora, questa, vediamo quanto è alta. Questa ci fa fare una cornice massimo di 20. In realtà a me serve più piccola. Ne taglio comunque 4, quindi mi taglio 4 strisce. Quanto mi servirà? 7 centimetri. Tagliamo 4 strisce da 7 centimetri.
una. Aspettate che qua. Ok, avevo ancora lo zoom. Credo che ci sia qualcosa che non funziona tantissimo con il live oggi. Non vedo più nulla. Se state scrivendo, non vedo più. Ok. Allora, 3 e 4. Adesso le tagliamo. Prendiamo la nostra cara biga elettrica che ci piace tantissimo. E che ho preparato qua vicino, non la faccio entrare nel campo perché altrimenti non ne vengo più fuori. Ok, allora tagliamo e poi decidiamo l'altezza e vediamo come montarla. Il montaggio di questa fustella è semplicissimo in realtà. Allora, tagliamo prima queste, poi ragioniamo sul montaggio. Intanto continuo a guardare, ma se mi state commentando sappiate che non vedo niente. Sig. Ok, allora, una è qui e l'ho tagliata male, ma non importa perché tanto ci occorre poi tagliarla, perché farò i due lati diversi. Con questa fustella praticamente, scusatemi, potete decidere voi la dimensione della cornice. Se tagliate 4 strisce uguali, chiaramente avrete un quadrato. Diversamente, potete tagliarvi le 4 strisce e modificare la lunghezza della cornice, in modo da adattarla alla vostra foto, al lavoro che state facendo. Ed è una genialata. Allora, continuiamo a tagliare. Abbiamo tagliato la seconda e poi decidiamo, perché vi dicevo, io la vorrei un pochino sfalsata rispetto alla foto che usiamo. La foto che usiamo l'ho stampata con la selfie ed è un classico 10-15. Io magari la faccio un briciolino più grande, però mi serve che i due lati siano diversi. Quindi tagliamo. Questa cosa che non vedo i commenti proprio mi turba, perché il bello di fare i live è l'interazione, ma non vedo un tubo. Ecco qui, e ci tagliamo l'ultima. Ok, via. Adesso non vedo neanche più. Ok, no, oggi ci deve essere decisamente qualcosa che non va con la trasmissione qua. Però allora, ma voi mi vedete ancora live? Perché sì, no, c'è veramente qualcosa che non funziona, però vabbè, non importa. Andiamo avanti. Ho tagliato le mie 4 strisce. In realtà qui su un paio non sono stata precisa, ma non importa perché vi dicevo, la mia intenzione comunque è di fare le due misure diverse. Ok, allora vi faccio vedere la logica, poi ce le tagliamo a misura. Prendiamo queste qui che sono giuste, praticamente. Le pieghiamo, che è quello che noi facciamo a mano. Io adesso ho scelto un heavyweight, quindi sono un pochino più dure, però volevo che ci fosse una struttura un pochino più pesante. Non sto usando la pieghetta, ma non importa. Le incolliamo una sull'altra. Perché questa non. Ah no, ma questa non va bene. Ho fatto una cretinata. Usiamo questa. Ne ritagliamo un'altra, non c'è mica problema. Vedete che qui c'è un lato che è quello che ci permette di fare l'incastro. Io lì me lo sono persa, non so come, ma vabbè, ne tagliamo un altro, succede mica niente. Io qui sopra passerò poi a dipingere, non la lascio così. Vedete, noi questa la incolliamo così. E ci fa la nostra cornice. Vedete, questo incastro qui è quello dove andremo ad infilare l'altro pezzo. Allora, questa è troppo grande, chiaramente. Io la farei un 15 e mezzo, 16, quindi adesso me lo taglio e quindi di conseguenza l'altro 10, un 11. Facciamo un 15 e mezzo per 10 e mezzo. Quindi tagliamo.
e ci facciamo le due da 15 e mezzo. Questa non va bene. 15 e mezzo. E l'altra 10 e mezzo. Poi giuro che mi leggerò tutti i commenti perché così non vedo niente. Che cosa strana. Abbiamo detto 10 e mezzo. E ce ne serve un altro. Questo foglio che sto usando è un Basil Heavyweight, si chiama Taffy. Adesso ne devo andare a prendere un altro foglio. Vedete, noi adesso lo pieghiamo così. Questo qui, in questo espositore qua davanti, mamma. Allora, questo si incolla così. E una volta che voi avete... Adesso li incolliamo tutti, usiamo la colla nuvo. Una volta che voi avete i vostri pezzi, potete incastrarli in questo modo. Vediamo un po'. Così. Vedete? L'angolo è sempre perfetto. E quindi ci creiamo una cornice. Adesso io inizio a incollare questi pezzi qui. Intanto che mia madre... Mamma, no, in questo qui da questa parte. Qui, quello lì vicino allo scaffale, sotto quello giallo. Ce n'è uno azzurro corallo, più o meno a metà. L'ultimo, mamma, vicino allo scaffale. Quello lì. Sì. Ok. Allora, prendiamo la colla nuvo. Che tristezza che non vedo i commenti. Lasciamelo qua, che adesso me ne taglio un altro pezzo. Lascialo lì. E incolliamo. In realtà questo forse sarebbe stato più furbo incollarlo così, Clelia, sì, assolutamente. Quindi mettiamo la colla così. Ah, adesso vedo i commenti. Allora, lo spray ve lo faccio rivedere, questo qua della Prima Marketing, si chiama Black Tulip. Oh, finalmente vedo i commenti, possiamo chiudere l'iPad che mi distrae. È uno spray metallico della Prima Marketing, arriva praticamente in polvere, voi ci aggiungete l'acqua. Adesso ne ho ordinato un altro paio di colori sul verde. Oh, finalmente vi vedo che parlate. Chissà cosa c'era che non andava. Vabbè, la incolliamo. E incolliamo anche questi. E poi dovrò tagliarmi il pezzo che mi manca, chiaramente. Questa la dipingerò. Non so ancora di che colore. Però ho i metallici... Ho qui il Perla Cream di Tommaso. Quindi magari diamo una passata di quello, un po' di brilli gel. Adesso vediamo. Ok. Amedea, il tuo spray è già messo via. Ok. Questa fustella è meravigliosa e voglio anche quella che ha lo spessore un pochino più alto. Adesso però è finita, quindi mi sono potuta prendere questa. Allora, queste qui le andiamo poi ad incastrare in questo modo. Vedete? Sì, prima la incollo e poi la coloro. Non dite di no? Boh, mi sembrava una buona idea. Allora, tagliamo la striscia... Scusatemi. Tagliamo la striscia di taffi che ci serve per tagliare il pezzo di fustella che non so bene come mai ho tagliato male. Probabilmente il caffè non ha ancora fatto la grande. Sì, la grande l'hanno esaurita. So che adesso qualcosa per il meeting nazionale avrebbero riportato, il meeting asia nazionale avrebbero portato, però insomma aspetto che siano nuovamente disponibili. Intanto di Moda Scrap in settimana, forse addirittura già domani, mi arrivano le carte nuove. Quindi poi ve le pubblico. Domani, se tutto va bene, se i corrieri e la dogana non fanno i capricci, arrivano un po' di cose. Questa la tagliamo sempre a 10:15, buongiorno. Finalmente vedo i commenti, sono contento. Ho fatto tutto il primo pezzo del video praticamente parlando da sola. Allora, 10,5, ok. Pieghiamo. Colla. Io uso un goccino di colla nuvo e tengo un attimo
premuto. Ok, incolliamo. Così. Buongiorno, chi sta arrivando adesso? Buona domenica. Non so come sia il tempo lì da voi, qui è uggiosissimo. C'è nebbia? Allora, la fustella standard, adesso ve lo dico perché ce l'ho qui dietro di me, mi sembra 16,95. Le carte nuove, sì, le carte nuove stanno arrivando, arrivano lunedì o martedì. Allora, questa fustella standard costa 16,95. Quella più grande, 21,95. Mettiamo la colla qui e incastriamo questa qui dentro. Se non fosse che ho il cavalletto davanti, sarebbe molto molto semplice. Teniamo qua. Sì, una nebbia bruttissima, sembra novembre. Vabbè, ce ne faremo una ragione, vorrà dire che dormirò tutto il pomeriggio. Poi, qui chiaramente prendiamo questa, un po' di colla qui e un po' di colla qui. Quindi, così e così, e voilà, in un niente. E la teniamo un attimo in forma. Sono bellissime. La cosa bella è che in realtà in quelle che facciamo a mano abbiamo il fondo. Qui non abbiamo il fondo, quindi in realtà pensatela con due pezzi di acetato, uno davanti e uno dietro. Fate una mega shaker card. Una delle cose che vorrei fare, avessi il tempo in un video, sarebbe una shaker card gigante con questa roba qui. Ma pensate che bella, con i pulcini magari che ci sono adesso. Ci sono anche le fuchine o le lontre, non mi ricordo più cosa sono, di Gerda, che sarebbero meravigliose. Ok, allora l'idea che avevo per le cornici era di spatasciarle negli angoli qui, quindi non odiatemi per quello che sto per fare, è necessario. Una roba del genere ci può piacere. La mettiamo giù così, mettiamo un po' di colla, io confido che la colla Nuvo si attacca su qualunque cosa. Vedete che posso ancora modellarla. Prendiamo una delle altre cornici, vediamo un po'. Tipo questa quadrata, tiriamole fuori tutte delicatamente. Dovrò trovare un altro fornitore di stampi perché qui dalla Russia i tempi sono veramente un po' troppo esagerati. Questa pasta, allora, in inglese si chiama clay, scritto Clay. Questa qui è quella che si asciuga all'aria, generalmente la trovate anche per fare i bijou, quella che ho in negozio di solito è anche per fare i bijou. Se io questa la posiziono così, è un po' grandina, io ne vorrei solo un pezzetto, la tagliamo, tac, la tagliamo così. Questa qui appunto si asciuga all'aria, ve la faccio poi vedere, quella che ho in negozio adesso è quella di Agnieszka di 13, no, 14 Craft Bar, però mi arriva anche quella per fare gioielli che è un pochino più economica, forse un pochino meno bianca, però assolutamente. E questa qui magari la lasciamo, bah, vediamo se metterla. Quella per i bijou va benissimo perché è leggera e vi consente di aggiungere dimensionalità ai progetti senza appesantirli troppo. È una cosa che potete fare anche sugli album, per esempio, no? Allora, questo qui adesso va dipinto, cioè va dipinto, lo voglio dipingere. Tenete conto, allora mettiamo via secondo questi qui. Tenete conto che la base del mio lo è questa. Quindi l'idea che ho, adesso poi lavoriamo anche sul resto, è di mettere la cornice, adesso c'è Miranda che ha questo riflesso così, la cornice un po' sfalsata, una roba del genere, o così. Qui adesso farò delle timbrate, opla, e qui ci sarà lo spruzzo, i fiori, adesso vediamo un secondo. Questa qui la potremmo dipingere o rosa o
con il perla cream rosa e poi spattasciarci. Sì, visto che uso poi il rosa, si potrebbe fare così. Il perla cream, mamma, mi vai mica a prendere? No, vado io perché non so come spiegarti. Aspetta, arrivo subito. Allora, io ho il barattolo gigante. Lo stampo per le cornici mi sembra che sia 6 euro. Adesso non ho più il cartellino davanti, ma trovate le foto. No, forse questo qua dovrebbe essere 4,50. Allora, usiamo questo. Questo qui è per la cream rosa di Tommaso. Io me ne sono fatta fare un barattolo gigante perché mi serve d'altro canto. Allora, cerchiamo un pennello. Un pennellino l'avevo visto qui, aspettate, dunque. I perla cream sono dei colori metallici estremamente densi. Guardate un po' l'effetto che danno. Non sono coprenti, ma io non voglio che sia particolarmente coprente. Voglio che mi dia questo effetto qui. Perché poi io ci spatascerò sopra ancora. Vedete? È meraviglioso. Sì, Tommy continua a creare delle meraviglie. È una rovina per noi poveri comuni mortali. Però noi siamo felicissimi, ci piace tutto. Allora, ne metto un po' di più, uno strato un po' più spesso sulle cornici. Allora, le cornici ci metteranno un po' ad asciugare, ma io ci lavoro sopra lo stesso. Allora, do una passata di questo a pennello. Vedete che se sto più, se ne metto di più, se metto più prodotto, diventa ovviamente più spesso, ma non esagero perché voglio poi spatolare. Allora, sulle cornici esageriamo. Ok. Adesso mi dispiace perché con il riflesso non si vede benissimo, ma guardate. Devo trovare una soluzione per le luci per quando faccio i live. Allora, pennello lo mettiamo a bagno. Prendiamo il scusatemi, il brillo. Questo è il rosa spina. Allora, io ho qui la mia spatolina, facciamo una prova. Il Brillo Gel è un concentrato di meraviglia. Meraviglia proprio. Ne prendo un po' con la mia spatolina e faccio delle spatolate irregolari, qua e là. E poi le lascerò asciugare così. Il perla cream è praticamente già asciutto, vi dico. Si asciugano molto molto velocemente. Voglio che ci sia un po' di dimensione. Ok. Fa effetto carta perlata. Scusate, ma prima o poi mi sveglio, eh. Fa effetto carta perlata, assolutamente. Guardate qua. Adesso vi faccio vedere. Asciughiamo il pennello. E usiamo un ritaglio di carta di quello che. Questo lo spostiamo di qua. Ok, fatemi asciugare qui un secondo, qui è già praticamente asciutto. Guardate, questo qui è un pezzettino della carta che ho usato per ritagliare le cornici. Ne prendiamo un po'. E dà questo effetto perlato rosa. Guardate, che è una roba meravigliosa. Proviamolo sullo scuro. Qui le nostre spruzzate si stanno ancora asciugando. Non so se ne vogliamo parlare di questa cosa qui. Potete anche spatolarle. Come color acquarello? Secondo me sì.
Assolutamente. Guardate che meraviglia. E poi si può anche spatolare. Ha meno corpo chiaramente della pasta stencil. Allora, ne prendiamo un pochino. Però la potete usare anche sugli stencil. Cioè, tutto questo sbirluccicore di domenica mattina, non so, se riesco a reggerlo. Allora, puliamo un secondo qui e inizio a lavorare sul fondo del mio lo. Che adesso mi sono fatta la mia cornice, chissà se riesco a spatasciarla. Allora, avevo preso le salviette, eccole qua. Puliamo. Sì, l'effetto è più o meno quello della mousse nouveau, la differenza è che questa qui è molto più cremosa quando la aprite, non dovete lavorarla ulteriormente. Opla, i colori sono stupendi, tutti. Cioè, proprio non ce n'è. Ciao Marianna, tutto bene? Non ci siamo fatte la foto ieri con Marianna e Piera, ma cioè. E non vi ho neanche chiesto se mi avevate portato la cartolina, sono stata veramente una pessima padrona di casa ieri. Veramente. Allora, prendiamo. Vi dico che cosa vorrei. Allora, ho la mia cornice con la mia foto, poi ci mettiamo il titolo, poi ci mettiamo gli abbellimenti. Però mi piacerebbe da una parte avere dei fiori che escono da sotto la foto. Ma Tommy per ora è in Sardegna? Tommy non è in Sardegna, non so bene in che parte imprecisata del nord sia, ma so che ieri ha fatto un salto al meeting ASI, quindi no, non è in Sardegna. Vorrei timbrare questo. Quindi, tac, 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 un paio di volte in maniera disuguale. Lo timbriamo e lo imbossiamo in bianco. Allora, avevo anche preso lo stamping tool. Chissà dove l'ho messo. Sul tavolo. Eccolo qua. Vediamo se riusciamo con quella di Timolz, con la platform. Allora, per la dimensione del timbro sicuramente riusciamo. Bisogna vedere se riusciamo per la posizione in cui ho intenzione di metterli. Tac. Allora, io avrei piacere che i timbri. Sì, ce la dovremmo fare. Così, sì. Poi lo faccio uscire. Sì, ce la dovremmo fare. No, non ci piace per niente questo timbro. Quelli dell'All Create non ci piacciono assolutamente. Allora, iniziamo. Ne facciamo tre un po' sfalsati. E prendiamo il Versamark che dovrei avere qui sotto. Eccolo qua. E la polverina bianca che mi ero messa. Ero stata diligente, l'avevo preparata. Ho detto, la metto qui così. E poi chiaramente, eccola qua. Poi chiaramente non la troviamo. Allora, timbriamo. Io timbrerò e metterò la polverina subito, poi li imbosso tutti insieme, però intanto la polverina la metto. Perché vorrei fare anche i fiori, ma devo vedere bene dove posizionarli. Faccio prima questa operazione qua. Tanto la polverina resiste a qualsiasi altro tipo di lavoro che io ci vado a fare sopra. Quindi se spruzzo. Quell'ultimo pezzo del timbro non me lo timbra perché pure lì non c'è niente. Ah, perché sto usando lo spessore sbagliato, ma non importa. Devo girare la plancetta. Allora, mettiamo intanto questa. No, questi timbri qua dell'All Create ci sono ancora. Ne avevo fatto una bella scorta. Poi magari a fine video ricordatemelo, ve li faccio vedere. Amichina, ciao! Guarda cosa scrappo stamattina. Non so se ti ricordi in che stato. Facciamo un lo. Miranda, io ti aspetto, con i Twelve Tales. Allora, uno è qua. Adesso prendiamo la polverina, la mettiamo lì. E
E facciamo un'altra timbrata. Giriamo questo. Allora, vi ricordo che la platform di Tmall dovete girare la plancia a seconda dello spessore del timbro. Ne mettiamo, facciamo una timbrata qui così, vicina. Poi lavoreremo anche con le spruzzate. Chissà l'altra calamita dove l'ho messa. Vabbè, non importa. No, Mir, qua ci stavamo imbarcando da Phoenix. Io avevo gli occhiali, ero sfatta. Ci stavamo imbarcando da Phoenix per andare a New York. Disastro. Ok, polverina. Ok, ne vorrei fare ancora una di timbrata, però prima rimetto a posto questa polverina qui. Sì, Miranda, ti giuro. Lì stavamo tornando, avevamo chiuso il CHA e stavamo tornando verso Milano. Tristemente. E ancora una la farei. Mettiamo la calamita qui. E il timbro, sei sempre sul pezzo, un casino. E il timbro lo metterei qua così. Sfalsato un briciolino, anche un po' più in alto, così. È preciso? No, ma non importa che sia preciso, non è quello che sto cercando come effetto. Poi vabbè, voi che guardate i miei video lo sapete che io precisa. Non proprio tantissimo. Ok, e mettiamo di nuovo la polverina e poi asciughiamo con l'embossa. E poi vediamo dove mettere i fiori. Calamite di scorta, sì, sì, esistono. Quelle di Tmall in particolare ho scoperto che me l'hanno detto delle ragazze, io non ci avevo fatto caso perché la platform di Tmall l'ho appena presa per me. Hanno uno spessore leggermente diverso rispetto a quelle della Misti. Adesso le ho ordinate, dovrei averle tra una decina di... No, sì, forse fine settimana ce la potrebbero già fare, inizio di quella dopo, dipende un pochino dall'ingolfamento del fornitore. Ok, allora. Iniziamo ad asciugare quei fiori lì. Sì, io so perfettamente, Miranda, come tu sei seria col pezzo. Ma vi racconto questa. Ieri ci sono stati i corsi di colorazione con Erika. Io prendo le prenotazioni, Bella, Giuliva, segno, conto. Sì, Erika, siamo X al mattino, X al pomeriggio. Peccato che io non sappia contare le righe su Excel, sul file di Excel che avevo fatto, perché mi sono persa, tipo, ci ho sbagliato di 3. Ci siamo state lo stesso, perché adesso i posti per i corsi sono aumentati. Però io non so contare. Cioè, proprio le basi mi mancano. D'altro canto, sono diventata psicologa. Questa polverina Nuvo è meravigliosa. D'altro canto, dicevo, sono diventata psicologa, non per altro, cioè, per evitare di fare i conti. Allora, mamma, mi attacchi questo, che sei più vicina. Sì, ci arriva, ci arriva. Se mi sposti la prolunga un pochino qua. Ma. Mi servirà poi un altro adattatore, ma adesso non mi serve più la Big Shot, almeno posso alternarli. Ok, asciughiamo. Quando diventa bianca ci spostiamo. Ok, vedete che comincia qua in basso a diventare bianca. Questa è sempre la magia dell'embo. Sì, no, io non so contare, boh, d'ora in poi chiederò verifica, cioè non lo so. Per fortuna avevamo tutte le sedie, per fortuna c'era tutto lo spazio. Però comunque il sunto della giornata è che non so contare. Così, per dare una botta all'autostima. Buongiorno. Stiamo facendo un lot. Ieri dicevo che un mese ieri partivamo per il CHA. Non mi sono ancora fermata un attimo a ragionare su quello che è stato, se sono successe troppe cose. Però magari oggi, dopo che mi riposo, ci rifletto un po' e scrivo uno dei miei post. Ok. E questo è asciutto. Eravamo molto carichi di energia positiva, sì.
Allora, i fiori io li vorrò di qua, giusto. Allora, cominciamo un pochino a vedere. Avrò la mia foto, la cornice, che sarà una roba del genere. Miranda, tu brilli, cioè c'è sto luce. Mia madre ha fatto mettere queste luci gigantiche e sembra che debba arrivare Tiziano Ferro da un momento all'altro a cantare lo stadio. Non si capisce. Ok, così. Poi voglio dei fiori che sbuchino, adesso vediamo da dove, magari qui sotto, perché vorrei provare ad acquerellarli con questo, ma giusto due tocchi di colore, niente di particolarmente forte. Proviamo a mettere di questi. Allora, via la cornice che è ancora un pochino freschina. Ok. Sì, questi timbri qua, la All Create fa delle robe stupende. Ah, guardate che lì non ho asciugato bene. Fa delle robe stupende, questo timbro di Carina è meraviglioso. In settimana arrivano quelli, questo qui ritorna. Questo qui è dell'All Create, Mir. Questo qua. Bello, 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 bello. Allora, vediamo un po'. La foto mi sarà più o meno qua così. Prendiamo nuovamente la platform. Ah, guardate la calamita che cercavo. Lo spruzzino Mir, prima marketing. Metallico. Shimmer spray Black Tulip. Bello, 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 bello. Allora, mettiamo questo qui così, tanto va bene. La foto sarà all'incirca qui. Fermiamo con le calamite. Allora, io voglio che esca un pezzetto di fiore. Così, e magari ne possiamo far uscire uno qua così. E poi magari lo ritimbriamo qui quello. Allora, iniziamo. Questi li imbossiamo in bianco, esattamente come ho fatto con questi altri. Non voglio mettere troppissimi colori, poi se magari questo timbro Clelia invece lo mettiamo dal lato giusto, potrebbe essere un'idea. Madonna, mi sono un po' addormentata oggi, scusatemi. Allora, andiamo di nuovo diversa, Mark. Non voglio che arrivi più niente. Guardate, sono giornate dense di arrivi. Dopo il Cha, d'altro canto, non può essere diversamente. Allora, timbriamo ancora un po'. Sì, no, guarda, io tanto non mi muovo per andare ad aprire. Vai, vai, vai. Ok, mettiamo la polverina. Sì, l'imbossare in bianco è sempre uno spettacolo, poi sullo scuro non ve lo sto neanche a dire. Ok, prendiamo un pezzetto di carta per rovesciare la polverina in eccesso, poi vedo se fare un'altra timbrata di fiore in alto. Siete tantissime stamattina, che bello. Allora. Meraviglia. Allora, poi vorrei fare un altro di questi fiori qui, tipo qua. Così. Ok, questo lo possiamo togliere, adesso poi lo pulisco. Sì, questa polverina sì. Tanterrimo. Timbriamo. Ok, ci rovescio sopra questa stessa polverina qui che ho raccolto prima. Abbondiamo, tanto poi la polverina si recupera. Magari proprio sulla calamita, no? Però. Ok, vediamo un po'. Ok. Possiamo. Ok.
puliamo un secondo il timbro, i due timbri, così mettiamo un attimo via la piattaforma. Con i timbri dovrei, con questi qui almeno dovrei aver fatto, poi vediamo se è il caso di aggiungere qualcosina d'altro. Tac, tac. E la sua plastichina è qua. Ok, allora, via la platform. La polverina bianca non è fra queste, sono fuori di fiori di pesco. Ma non so se sono fiori di pesco, sai, boh, può essere, qualsiasi cosa sia, ci piace tantissimo. Allora, la calamita, una e due. Sì, no, le scarpe e i vestiti non ci corrono. Cosa ce ne facciamo? Allora, chiudiamo la polverina, togliamo l'eccesso e asciughiamo. Asciughiamo bene. Ok. Appena sarà asciutto, provo a riposizionare un pochino gli elementi e vediamo. Ok. Sì, anch'io comunque, se vi può consolare, nella mia wishlist ho 2000 cose, tra cui adesso 3000 di questi timbri della All Create. Me ne sono tenuta uno adesso perché mi serviva per fare il live, mi serviva, capite? Quindi però, allora. Mettiamo un attimo via il Versamark. Prendiamo di nuovo cornice e foto. Allora, la foto sarà più o meno una cosa del genere. La cornice si posizionerà storta. Così. Ok? Lì. Poi. Proviamo a fare quello che avevo in mente. Questo qui è lo shimmer spray della Prima Marketing. Agitiamolo bene, vedete che ha tutto il pigmento sul fondo, quindi lo agitiamo bene bene bene. E lo spruzzo qui. Poi prendo il mio pennellino, che adesso inumidisco un po' perché... Ok. E provo a mettere un pochino di questo colore nei fiori. Abbondo, perché voglio che rimanga del pigmento metallico, ok? Quindi non lo stendo. Li coloro tutti, anche se poi in realtà molti dei petali saranno coperti. Mettiamo un altro po' di spray. Di questo spray qui, per ora di questo shimmer ho solo questo. Poi ne ho alcuni di quelli normali, ma degli shimmer ne ho trovati un altro paio che mi sembravano molto belli a vedere dalle foto. Li ho messi in ordine, quindi tra un po' arriveranno. Miranda, non sto acquerellando, sto mettendo il colore così. Ok, darei un'asciugatina. Adesso vi faccio vedere più da vicino, aspettate che zoomo. Vedete quanto colore ho messo? Adesso lo asciugo. L'effetto è meraviglioso, ve lo dico. E adesso vediamo se fare qualche spruzzata qua e là. Vediamo, intanto asciughiamo qui. Sicuramente facciamo le macchioline. Ti ho convinta, Mir, meno male. Scrivimi un messaggio, perché se ci affidiamo alla mia memoria, come vi dico sempre, stiamo messi malissimo. Ok, aspettiamo solo che sia asciutto, perché sennò non riesco poi a lavorare sul resto. Perché mi porto il colore everywhere e non va bene. Ok. Poi faremo tutte le macchioline.
No, il colore non si sposta, è pesante. Ne ho messo tanto perché volevo che rimanesse del pigmento metallico, perché così fa quell'effetto molto shiny. Adesso ve lo faccio vedere da, ancora più da vicino. Vedete? Io non so colorare e quindi c'è, cioè, questa roba qui è assolutamente non facile di più. Asciughiamo bene quella gocciolina lì, anche questa gocciolina qua. I fiori bianchi sono dei timbri embossati con la polverina bianca. Questo qui è un colore metallico spray della Prima Marketing che si chiama Black Tulip, che ho spruzzato sul craft sheet e ho messo dentro i fiori col pennello. Proprio solo spostando il colore, non acquerellando, cioè proprio prendendo il colore dal craft sheet e mettendolo su. Allora, direi che forse è abbastanza asciutto per poterci lavorare. Proviamo a riposizionarci. Quindi, foto. Aspettate che togliamo lo zoom. Ok, foto. Cornice. Una roba così, una robina così, poi vediamo come posizionarlo. Fatemi asciugare solo qui che ho il terrore poi di sporcare tutto. E siccome mi piace molto come è venuto, non vorrei sporcarlo. Ok, poi io ci farei qualche spatolata con questi due colori qua che abbiamo usato per la cornice, che sono il rosa in perla cream e il rosa spina in brilli gel. Qualcosina qua e qua, poca roba. Il fiore sembra bagnato, ma in realtà non lo è. È lucido, è molto lucido. Allora, togliamo via questo. Facciamo magari una penne, due pennellate qui con il rosa e poi ci spatoliamo un pochino di Brillo Gel. Allora, prendiamo. Volendo, cioè una cosa del genere lo possiamo fare su tutto il foglio e ci facciamo una carta. Questo potrebbe essere matrimoni, un ottimo sfondo per una card, per delle partecipazioni che tutto sommato avete visto è facilissimo da realizzare. Prendiamo un po' di perla cream. Un'altra strisciatina qui, molto irregolare, non ci interessa che sia regolare. Ok, diamo un'asciugatina veloce perché tanto comunque il perla cream si asciuga in un niente. Vedete che qui l'ho lasciato più spesso. Perché poi qui sopra adesso faccio una spatolata con i brilli in polvere. In realtà su questo grigio, una volta asciutto, lo vedete appena. Vedete? Si vede lì dove l'ho lasciato più spesso. Ma il resto dà solo questo effetto di perlescenza. Ok, può anche essere sufficiente così. Prendiamo il nostro Brillo Gel rosa spina e ne diamo due spatolatine, ma proprio un pochino più spesse da dare un po' di texture. Così, poca roba. Stessa cosa da questa parte. Basta. Ok, puliamo questo, riposizioniamo la foto con la cornice così mi faccio un'idea di dove stiamo andando. Ok, poi io mi ero portata una serie di abbellimenti da usare. Per decidere che cosa usare,
Vediamo un po'. Questi sono degli sticker di della Mambi. This moment is all there is, che è molto bello. Ci sono questi che sono molto grandi, però questo oro non mi piace. Grazie, sono contenta che vi piaccia. Questi sono, il colore non mi sta bene, non va bene. Allora, è lo Sunshine. Questo Moments devo dire che non mi dispiacerebbe messo qui da qualche parte. Teniamolo lì. Questo qui l'avevo preso perché. Così l'ho preso in mezzo a tutto il resto, ma non c'entra niente. Vediamo questi. Questi sono sticker trasparenti. Always believe that something wonderful is about. Credi sempre che stia per succedere qualcosa di meraviglioso. Be in love with your life every minute of it. Questo mi piace molto. Inspire, imagine hope, enjoy. The everyday. Allora, vediamo questo come rende. Poi ci facciamo le macchie. Le mini, ma guardate, questi non si seccano. Rimangono, cioè io ne ho aperti da, vabbè, effettivamente non da tantissimo perché col negozio li sto usando tanto, però non si seccano, state tranquilli. Vediamo se ci sta questo sticker così. Dovrebbe essere trasparente. Yes. Tipo. No, 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 no. Qualcosa mi dice che lo lasciamo lì perché l'ho strappato. Lo lasciamo lì, ci sta benissimo d'altro canto, però ritagliamo tutta questa parte qua. Tanto poi non si vedrà un granché. Scusate, ma col coso davanti. Avrei dovuto pensarci prima. No, 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 no. Tu stai giù lì. Ok. Questo lavoro qui non dovreste farlo. Togliamo questi cuoricini viola che non c'entrano niente. Ok. Beh, tutto sommato non si vede. Dicevo, mamma mia, come ho fatto? No, è brillo. Brillo e si leva. Adesso lo togliamo. Allora, questo è il problema del non saper pianificare. Io decido tutto quando ho le cose sulla scrivania. Ok. Così. Be in love with your life every minute of it. Sii innamorato della tua vita ogni minuto. Ok. Le mini confezioni. Tommy, se ci stai guardando. Così, te lo dico. Allora, facciamo delle gocce, poi decidiamo se ci serve qualcos'altro qui intorno. Qualcos'altro qui intorno vorrebbe anche solo dire magari qualche nuvo o qualche. Io altre timbrate non ne farei. Potrei fare giusto magari qualche pezzettino di questo fiore qui, tipo qua, però secondo me lo appendiamo un pochino. Avrei potuto metterlo su un foglio di acetato e adesso vi faccio vedere perché l'ho provata questa cosa. Viene questo effetto qui. Si perde un pochino del pigmento metallico. Probabilmente perché qui è molto scuro. Probabilmente se l'avessimo fatto su un bianco o su un colore più chiaro si sarebbe fermato. Qui ho deciso di non farlo con il. È l'unica cosa che ho provato prima di iniziare. Allora. Sì, tenete conto che in realtà i prodotti di Tommy, la confezione da 80 ml costa 4,50, quindi comunque i prezzi sono assolutamente contenuti. I Perla Cream costano 6 euro, i Brilli Gel 6,90 hanno dei prezzi comunque piuttosto contenuti. Però io colgo l'occasione, facciamo questo appello, Tommy. Ok, allora, rimettiamo un altro po' di questo, lo agitiamo bene e facciamo un po' di gocce. Facciamo un po' di macchioline. Prendiamo il solito pennellino che asciugo un po'. Aspettate che ve lo ingrandisco. Faccio delle zone con un po' di un pochino di macchioline qui sotto sicuramente.
E ne farei anche qualcuna bianca. Poi avevo qui vicino lo spray bianco della Prima Marketing, che deve essere questo qua, eccolo qui. Questo si chiama Frost. In realtà quando l'ho comprato non avevo mica capito che fosse bianco, pensavo che fosse per dare l'effetto ghiaccio, quindi che desse solo per l'escenza. Io per ora li metto in un contenitore. Questo non posso metterlo nel contenitore perché gli ho fatto questo spessore, quindi sarà uno di quelli destinati un domani quando ce la farò ad essere appeso. Allora, questo qui vi dicevo è bianco. Adesso ve lo faccio vedere. Usato lontano dall'o. Agitiamo bene. Vi dico che è abbastanza, credo più o meno come quello di ID Swap, molto 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 coprente. Guardate intanto qua che si è asciugato il Perla Cream. Guardate quanto è coprente. Ora io credo di aver in qualche modo rotto lo spruzzino perché non riesco a farlo spruzzare con le goccioline piccole, ma questo è un problema mio. Adesso io in realtà lo prendo e faccio delle goccioline bianche. Le mini confezioni combo non sono una brutta idea, io glielo dico, poi vediamo se non credo che stia guardando il video adesso, però gocciolona, non eri prevista. Non era prevista lì. Asciughiamo subito. Ci facciamo qualche macchiolina così, opla, così quello lì, quello spattascio lì non si vede. Allora prendiamo il nostro erogatore e facciamo. Facciamo qualche gocciolina. Basta. Dici che è intasato? Ok, allora devo solo proprio pulirlo, poi mi metto lì e cerco di farlo. Ok, e direi che io l'ho finito così. Adesso faccio solo che togliere questa e dare un'asciugata. Magari qui metto due macchioline, che così copro quell'ombra di quella gocciolona che è venuta giù. Ma non roviniamo mai, cioè è difficile rovinare qualcosa da dire boh, lo devo buttare. E poi, boh, se lo dobbiamo buttare, va bene, lo buttiamo. Quanta carta abbiamo? Possiamo rifarlo. Non è mica una tragedia. Come dico sempre, cioè, stessi operando a cuore aperto mi preoccuperei di più delle conseguenze. Ma se rovino un lo e lo devo rifare, vuol dire solo che ci passo un'ora in più a divertirmi. Le cose si riparano, si rimediano. A volte sono proprio quegli errori lì che ci fanno creare qualcosa di più bello. Pensate che quando è venuta Dorota a fare i corsi, ci ha fatto vedere una tela meravigliosa che aveva fatto sui toni del marrone, potete capire, non ho capito più niente quando l'ho vista, e le ho chiesto con cosa l'avesse fatto, mi ha detto, sai cosa, mi si era rovesciato del caffè e l'ho continuata con quello. La psicologa che c'è in me è sempre lì, ogni tanto la faccio parlare, ogni tanto la faccio stare zitta, ma quello sono, quindi signori, un po' anomala devo dire per la categoria. Adesso vi faccio vedere quanto sono belle queste goccioline adesso che si asciugano. Adesso che finisco di asciugarle per non spatasciare tutto in maniera disastrosa, vi fo vedere. Asciughiamo bene, scusate, ma questo spray qui è molto pesante, probabilmente, cioè molto lungo da asciugare, probabilmente dovuto al fatto che c'è tanto pigmento metallico dentro e quindi in realtà anche ad asciugarsi ci mette relativamente di più degli altri. Cioè non so, fossimo Derek Shepherd che opera cervelli, mi preoccuperei di più, però qui bisogna divertirsi, l'abbiamo rovinato, vabbè, pazienza. Pazienza. Si va avanti, si prende un altro Basil.
E si ricomincia. Guardate. Asciughiamo bene qui. Ma buongiorno, chi sta arrivando adesso? Qui abbiamo quasi finito in realtà, siamo stati abbastanza bravi, però beh, le 11 sono mica cioè, ho sproloquiato comunque per un sacco di tempo. Allora, asciughiamo bene qua. Questo ci metterà di più ad asciugarsi, quindi non lo tocco. Lo lascerò in piano di modo che non ci si mettano le mani sopra, almeno ci provo. Tutto si aggiusta, ma certo. Problemi sono altri. Questa è tutta una roba che nasce per farci stare bene, punto. Deve essere solo divertente. Non dobbiamo preoccuparci di altro. Un glossario, ma ce ne sono diversi online, sicuramente. Io non sarei in grado di tirare giù, perché mi sentite come parlo, lo spatascio, quel robo, cioè. Sì, esatto, un bel lecchissene non è una brutta filosofia, io la sposo assolutamente in pieno. Ok, asciughiamo adesso queste bianche e poi possiamo incollare. Se alla fine io parto sempre con carte monocolore. Adesso ho adocchiato un paio di carte con dei fiori che vorrei usare, prima o poi mi ci metto a fare questi look. Hai bisogno? Li ho scoperti Ah, ieri ok. e quindi Quindi sono per forza lì. ok, ti lascio fare un giro. Io sto solo facendo un live, ma mi puoi chiedere se hai bisogno, insomma. Ci siamo, secondo me possiamo incollare. La foto dicevamo qui così e la cornice, la foto così e la cornice magari così. Che dite? È il progetto più bello perché il ricordo è molto bello. Quindi nasce tutto da lì. Incolliamo. Voi non avete idea questi Perla Cream e questi Brilli Gel che meraviglia che siano. Cioè, voi ce l'avete l'idea, chi li ha comprati lo sa già. Però. E mettiamo un bel po' di colla, anche su questa che è un po' più pesante, ma. Guardate le cornici come hanno preso forma, guardate. Adesso sto cercando di far mettere a fuoco. Ok. E questa la vorrei mettere così, che si veda che sia storta, ma. E la teniamo giù un attimo. Siamo bellissimi. Qui non credo che mi si fosse ancora rotta la valigia. Perché ero troppo sorridente, poi mi è passata la cosa. Dovete sapere che a Phoenix mi si è rotta la valigia. Avevo le valigie troppo piene, io volevo pagare il sovrapprezzo, ma i miei compagni di viaggio mi hanno detto: ma no, travasiamo. E ho rotto la valigia. Tutto bene. Teniamo solo fermo un pochino. Adesso poi mi sposto, mi sono ricordata da sola, va che brava, di farvi vedere i nuovi timbri dell'Alt-Create. Tengo solo. Me l'hanno rotta, sì, me l'hanno rotta la valigia. Teniamo solo premuto ancora un pochino. Ok, lì c'è della colla nuova, ma diventerà trasparente. Allora, guardiamolo un po'. A me piace. La risposta quando facciamo queste cose, cioè la domanda deve sempre essere: ti piace? Sì, e allora è perfetto. Punto. Allora, andiamo a vedere i timbri. Venite avec moi. Scusa, faccio solo vedere. Allora, questi sono gli stencil. 1 e 2, questo qua con le lettere è bellissimo. Anche questo qui mi piace molto, devo dire. Poi questi qui.
lì avete le faccine dei mostrilli vuote. Quindi in realtà potete decidere che espressione dare ai mostrilli, bellissimo. Poi abbiamo questi qui, stupendi. Abbiamo questi cuori, ecco, questi cuori ce li prendiamo. Bellissimo. Poi questo qui, guardate che belli per gli sfondi, questi sono fantastici. Abbiamo queste farfalle che ci prendiamo anche loro, sì. Poi, io intanto sto facendo shopping. Ok. Poi questi qui, questi fiori sono delicatissimi, stupendi, guardate questi. Poi forbicine, pennelli, macchie, qui ce ne sono tantissimi. Questo è uno dei miei preferiti, questo viene con me. Ok. Guardate. Qui non si vede bene, ma guardate qui. Cioè, meraviglioso, mio. Quindi adesso inauguriamo una nuova rubrica, faccio shopping con la Clé. Allora, questi qui lunghi. Poi questo qui è quello che abbiamo usato stamattina. Questo qui. Questo molto mix and media, bellissimo. Questo qui delle mani lo trovo veramente bello. Sono tutti clear questi, eh. Ok, poi c'è questo, anche questo è molto 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 bello. Bellissimo. Questo qui. E le forbici che come l'altro, ma questi qui sono più grandi. Le forbici adesso ve le faccio vedere. Oppia. Vedete? Ok, e adesso lo rimettiamo a posto. Ecco, mi sono persa dove l'ho preso, lo metto a posto poi. Ok, adesso torniamo al tavolo. Il Lo non si è mosso. Per errore ho premuto il tasto di standby. E questo è il Lo di stamattina. Vi ricordo cosa ho usato. Questa qui è la cornice standard di Moda Scrap, bellissima. Queste qui sono le cornici che ho fatto con gli stampi in silicone con la pasta che si asciuga all'aria. Un foglio di sticker, i timbri di Karin, i timbri di All Create. Questo colore è il colore Black Tulip dello shimmer di Prima Marketing, il Color Bloom, che è una linea di colori molto belli, molto metallizzati. Questi qui sono i favolosi per la cream con sopra i Brilli Gel. Anche la cornice l'ho spennellata con il per la cream rosa e ci ho spatolato su un po' di Brillo Gel rosa spina. Stupendo. Fiore di Karin su cui ho semplicemente portato del colore col pennello di quel Black Tulip, goccioline di Black Tulip e di bianco. È finito. Allora, io adesso riprendo a rispondere ai messaggi, risponderò fino più o meno a mezzogiorno e mezza l'una, poi riprendo da domani mattina. Domani non credo che riusciremo ad andare live perché sono previsti un po' di arrivi, quindi spacchetterò. La prossima settimana è un po' complicata perché abbiamo i corsi di Guido D, di Elodie, venerdì, sabato e domenica, quindi quei 3 giorni sarò completamente assente perché saremo in hotel per i corsi. Cercherò di dare un'occhiata ai messaggi quanto più possibile. Però comunque saremo decisamente rallentati. Pubblicherò le novità, quindi comunque voi potrete scrivermi in qualche modo con gli ordini li gestiamo, però saremo rallentati un pochino. Ok, e con questa immagine vi lascio. Buona domenica, ciao!